Voto, no? Una cosa che avevo lasciato a voi un'altra volta, allora quindi scrivere la funzione proposizionale f di pq uguale p implica q come somma, come somma di implicanti minimali, di implicanti prime. Allora, adesso diciamo, supponendo che, quindi supponendo che P implica Q sia andata con la definizione, cioè P, Q, in realtà poi questa uguaglianza l'abbiamo già vista, però vediamo di ritrovarla con i metodi di algebra di Boole che conosciamo. Abbiamo, è definita in questo modo, 1, 1, quindi se P è vera, Q è vera, allora l'implicazione è vera, se P è vera, Q è falsa, l'implicazione è falsa, se P è falsa e Q è vera, l'implicazione è vera, e se sono P e Q sono entrambe false, l'implicazione è vera. Allora, la scriviamo prima come somma di prodotti completa. E si chiama anche in logica forma normale distruttiva. Allora è, abbiamo PQ, quindi questo avremo tre prodotti, abbiamo PQ, poi abbiamo P'Q e P'Q'. PQ più P'Q più P'Q'. D'accordo, allora l'altra volta ero rimasto qua, poi mi ero fermato. Allora sappiamo che FPQ è uguale a P' o Q. Quindi adesso vediamo di ritrovare questa espressione in questo modo. Allora abbiamo questi tre prodotti, vediamo di applicare il metodo del consenso. Allora, ad esempio qua abbiamo questi primi due monomi, questi primi due prodotti, vedete c'è la variabile P che appare in uno, in questo caso è particolarmente semplice perché abbiamo solo due variabili, in una col complemento e in una senza il complemento, quindi abbiamo il, possiamo fare il consenso di questi due ed è il prodotto di tutte le altre variabili, in questo caso c'è solamente Q, quindi è Q minuscolo. Quindi allora abbiamo che la nostra espressione F di PQ è uguale a, allora in questo caso è il caso più semplice del consenso, però vi ho detto bene che, cioè vi ho spiegato già diverse volte che non è sempre così, cioè in questo caso fare applicare il metodo del consenso significa semplicemente raccogliere la Q, quindi viene Q per P più P' che è uguale a 1, quindi rimane Q, però non è sempre così facile. Allora in questo caso il metodo del consenso funziona così, è uguale a PQ più P'Q più Q più P'Q'. D'accordo? Allora adesso per
l'assorbimento. Allora, ricordo cosa dice l'assorbimento. Dice che l'assorbimento dice sempre che A più A per B è uguale ad A, e c'è anche l'altro assorbimento che dice che A per A più B è uguale ad A. Allora, in questo caso per l'assorbimento vedete che Q, quindi ogni volta che noi abbiamo un prodotto che è contenuto in un prodotto più grande, possiamo eliminare il prodotto più grande. Quindi in questo caso abbiamo due prodotti più grandi di Q, quindi questo è uguale a Q più P'Q'. Ok, allora ancora adesso possiamo provare ancora ad applicare il metodo del consenso. Allora, qui abbiamo soltanto due monomi, due prodotti, e qui vedete c'è la variabile Q che appare in una col complemento e in una senza il complemento. Quindi possiamo sommare il consenso, quindi in questo caso il consenso è il prodotto di tutte le altre variabili e quindi è P'. Quindi vedete, in questo caso, allora adesso abbiamo Q più P' Q' più P'. Adesso per l'assorbimento possiamo eliminare questo più grande che contiene il P'. Quindi questo ancora per l'assorbimento è uguale a Q più P'. Ok, e questa è la solita, diciamo, l'equivalenza solita che si dice per questo connettivo logico chiamato implicazione o condizionale. Quindi in logica si scrive che P implica Q è equivalente a P' o Q. Allora, vediamo un altro esercizio. Allora, esercizio 3, punto E, foglio, allora è il foglio, mi pare che nella numerazione deve essere il foglio 7, che però è stato ricopiato direttamente dal foglio 8 dell'anno scorso, perché non sono riuscito a ereditare gli originali di questi files, e quindi solo per gli ultimi due non ho potuto fare le correzioni, ma ho dovuto metterli uguali. Allora, da stabilire se la seguente funzione proposizionale è una contraddizione o una tautologia. Se la funzione proposizionale allora P implica Q tra parentesi implica R chiusa parentesi implica allora R implica P
chiusa parentesi, implica S implica P. Chiusa parentesi. Ok, allora quindi qui se la tutela proposizionale è una tautologia o una contraddizione. Allora, ricordo che la tautologia è la funzione costante uguale a 1, quindi una funzione proposizionale che è sempre vera qualsiasi valore assumano le variabili, e invece la contraddizione è la funzione costante uguale a 0, cioè la funzione proposizionale che è sempre falsa qualsiasi valore assumano le variabili proposizionali. Allora, vedete che qui le variabili sono, mi pare, P, U, R, S, sono 4. Quindi un primo modo è di procedere con la tabella della verità, però un po' lungo, 4 variabili. Sì. Come? È la funzione costante uguale ad 1, cioè qualunque valore è la funzione, diciamo in questo caso da 0,1 alla 4, in 0,1 costante uguale ad 1, cioè qualsiasi valore possono assumere P e Q, P, Q, R, S, la funzione è sempre 1. Allora, vediamo un po' di scriverla in, come somma di prodotti. Allora, io uso la notazione più e per. Volendo si può usare invece la notazione o e. Allora, cominciamo qui. Qui abbiamo P' più Q. P implica Q è P' più Q, abbiamo visto. Poi abbiamo la parentesi. Allora adesso abbiamo questa, implica R, quindi è questo primo più R. D'accordo? Poi adesso abbiamo quest'altra parentesi che precede un'implicazione, e quindi dobbiamo ancora mettere primo più. Poi dobbiamo scrivere quello che corrisponde alla, diciamo, all'oggetto dell'implicazione, quindi qui abbiamo R' più P primo più, abbiamo S implica P, quindi abbiamo S' più P. Poi avremo qua anche un'altra parentesi grande, ma la possiamo omettere. Ok, allora per scriverla come somma di prodotti bisogna togliere i complementi, cioè dobbiamo usare le formule di De Morgan in modo che i complementi siano soltanto davanti alle variabili. Allora questo primo, il complemento di questo quindi è P' più Q per R'. D'accordo? È complemento di A più B è uguale a A' per B'. Allora in questo caso l'A è a sua volta un complemento e quindi i due complementi si annullano, quindi rimane P' più Q e l'altro è l'R'. Poi più complemento di questo per lo stesso motivo è RP' e poi questi li lasciamo così come sono, più S' più Q. Adesso abbiamo messo i complementi davanti alle variabili e usiamo l'associatività per svolgere i prodotti, quindi qui abbiamo P' R' più Q R' più RP' più S' più B.
Ok, allora adesso per scriverla come somma di prodotti dobbiamo vedere se innanzitutto possiamo eliminare qualche prodotto usando l'assorbimento. Però non è così, quindi adesso possiamo usare quindi il metodo del consenso per semplificare. Allora qua vedete che qui possiamo ad esempio applicare il consenso a questi due prodotti. Allora in questo caso fare il consenso equivale a fare il raccoglimento, perché si deve aggiungere, qui abbiamo la R che sta senza complemento, la R' col complemento, quindi si deve sommare il prodotto delle altre due variabili, P' per P', rimane P' e dopo si eliminano gli altri due, quindi questo è uguale a P'. Quindi volete che lo faccia il passaggio oppure mi va bene il raccoglimento? Abbiamo che, lo scrivo qui, I' R' più I' R, questo è uguale a I' per R' più R, è uguale a P' per 1 uguale a P'. Oppure col metodo del consenso P' R' più P' R è uguale a P' R' più P' R più P', che è uguale per l'assorbimento a P'. Quindi qua allora rimane P' più QR' più S' più P. Ecco, allora vedete, a questo punto, per quanto riguarda quello che richiede l'esercizio, abbiamo già finito, perché abbiamo che P' più P, P più P' è uguale a 1, e poi 1 più qualsiasi cosa più A è uguale a 1 per ogni A. Quindi questo è uguale a 1 più QR' più S' è uguale a 1. Ok, quindi è una tautologia. Vediamo poi. Sì, però in realtà con le stesse cose come uno ok, chiedi se siete allora esercizio 6 13/9/2006. Abbiamo in un'algebra di Boole, quindi consideriamo le seguenti funzioni booleane. Okay.
di x, y, theta uguale a x per y più x, theta primo e x, y, theta uguale a x primo y più x, y, theta primo più x, y primo, theta primo. Allora, scrivere f come somma di prodotti e dedurre l'espressione di f come somma di prodotti completa. E quindi questo è uguale a x y primo x primo più x per y primo theta primo. Allora questo è uguale a 0 e c'è x primo e quindi rimane x per y per theta primo. Come? Dov'è? Ah, x per y primo per theta primo. Ok, quindi allora questa, vediamo un po' se sì. Allora, questa è già, questa è una somma di prodotti. Ricordo cosa vuol dire somma di prodotti. Vuol dire somma di prodotti in modo tale che non ci sia nessun prodotto che è contenuto in un altro. E questa è già quindi è già completa, quindi non c'è bisogno di completarla. Altrimenti
se non fosse venuto così, adesso magari mi capiterà qualche altro esempio, se non è completa bisogna, ricordate, bisogna moltiplicare ogni monomio per le variabili che mancano, sia col complemento che senza complemento, e quindi si ha una somma di monomi di lunghezza 3. A quel punto però non si è ancora finito, bisogna vedere se ci sono certi monomi coincidenti, e quelli eventualmente coincidenti bisogna toglierne uno. Bisogna fare in modo che ce ne sia uno, che insomma che siano monomi diversi fra di loro. Ok, allora adesso vediamo il punto B. Allora, scrivo qui il primo x, questo è già più xy teta prima più xy primo teta primo. Ok, allora in questo caso si può, sarebbe, diciamo, si può procedere con il metodo del consenso. Allora ad esempio qui si vede, d'accordo, che nei secondi, in questi qua, c'è, sì, qui c'è la y, qui c'è la y primo, ed è l'unica variabile in cui questo capita, perché non è che sia, diciamo, una tragedia se ci sono due variabili che appaiano con la x e l'y, cioè sia da una parte senza complemento e dall'altra col complemento. Il problema è che se voi dopo fate il consenso a due cose di questo tipo, allora vi viene zero, no? Perché, cioè, scrivo qui, se voi aveste il motivo, lo scrivo qua, se voi aveste invece che, se voi aveste x, y, teta primo, t, più x, y primo, teta primo, t primo. D'accordo? Se voi vedete che qui ci sono, cioè la sia la y che la t appaiono da una parte col complemento, dall'altra senza complemento. Se fate il consenso di queste, per esempio scegliete la y, che cosa vi viene? Vi viene il consenso, vi viene il prodotto delle altre variabili, quindi è x delta primo t per x per delta primo t primo. Allora vedete, t di primo fa 0 e quindi viene 0. Quindi in realtà non è un errore fare il consenso con monomi di questo tipo, però non si aggiunge niente. Allora qui invece, allora abbiamo il consenso, quindi allora vedete che qui equivale a fare un raccoglimento, quindi questo è uguale a x' y più, allora qui raccogliamo x delta primo e viene x delta primo, d'accordo, con lo stesso passaggio di prima. Adesso vedete che ancora qui, questa, ancora qui possiamo applicare il consenso. In questo caso il consenso Q è, vedete qui c'è la x che appare, c'è l'x primo, qui c'è la x, e quindi possiamo fare il consenso, e quindi Q è uguale a y zeta primo. D'accordo? Quindi questo è uguale a x primo y più x beta primo più y beta primo. Più y beta primo. Allora, non ci abbiamo guadagnato niente, però la l'espressione, come? L'espressione sono due cose. Io qui dalla lavagna vedete questi primi. Perché azzurro?
questo è lo primo. Il primo, il secondo però sono quelli di prima, quindi riotteniamo questo. Sì, però sono anche quello della prima. Allora abbiamo già aggiunto questo qui. I monomi sono rimasti uguali, quindi chiaramente siccome sono rimasti uguali si può ancora fare il consenso, però se lo rifacciamo riotteniamo questo che poi si elimina con l'assorbimento, quindi non cambia niente. Allora, quindi direi che il metodo del consenso non si può più applicare. Fatemi vedere. Il metodo. Non è vero che non si può più applicare. Non produce nuovi cambiamenti, non produce cambiamenti. Quindi allora questa è l'espressione come somma delle implicanti prima. Queste sono le implicanti prime. Allora, non so perché io dico le implicanti prime, perché vedo che invece nei fogli del sito c'è scritto gli implicanti primi, non so perché. Comunque queste sono questi tre prodotti. Allora, è chiaro che l'espressione che abbiamo trovato non è un'espressione minimale. Quindi è chiaro che questa non è un'espressione minimale perché è uguale a questa, e quindi vuol dire che sicuramente questo prodotto si può togliere. Quale? Questo, l'ultimo che abbiamo aggiunto, si può pure togliere, no? Perché è uguale a questa. Questa funzione è uguale a questa. Minimale vuol dire che dobbiamo togliere le implicanti prime che sono superflue, quindi questa sicuramente è superflua. Quindi. Allora, espressione minimale. Allora, supponiamo che non abbiamo fatto questa osservazione. In questo caso è evidente che possiamo togliere quella lì. Però vediamo come si potrebbe fare in generale. Allora chiamiamo, per essere ordinati, che non è la mia specialità, chiamiamo questo, diamo un nome ai tre prodotti. Allora abbiamo che la nostra E di XY delta. Allora completo ciascuno dei prodotti. Abbiamo x'yz più x'yz'. Questi sono i prodotti che competono al primo prodotto. I prodotti, diciamo, completi di lunghezza 3 che sono equivalenti, la cui somma è equivalente al primo prodotto. Poi più xyz' più xy'z', questo più xyz' più x'yz'. Allora adesso cosa bisogna fare? Bisogna vedere se c'è un prodotto, almeno uno, se c'è un prodotto tale che tutti i prodotti di lunghezza 3 che lo riguardano si ripetono, cioè appaiono altrove. Allora vuol dire che quel prodotto si può togliere. Allora per esempio il 3 si può togliere, questo lo sappiamo già.
quindi il 3 si può togliere. Cioè è superfluo, perché questo XYZ' sta anche qua. Allora questo appare anche qua, quindi questo si può eliminare e x primo y zeta primo sta da qualche parte e anche qua. Quindi vedete, tutti e due si possono eliminare, quindi vuol dire che l'intero prodotto, il terzo, il prodotto numero 3, si poteva eliminare, si può eliminare, è superfluo. Adesso, per toglierci la curiosità, vediamo, abbiamo detto che l'espressione minimale non è unica, cioè allora vediamo l'uno x'YZ non c'è e quindi l'uno non è superfluo. Questo qui, questo monomio non appare da nessun'altra parte. No, primo y non c'è. E allora vediamo invece il secondo, allora xyz primo sta qua e xy primo zeta primo non c'è. Ok? Quindi un'espressione minimale. D'accordo? In questo caso abbiamo visto che in realtà è anche unica in questo caso particolare, cioè questo è l'unico prodotto che è superfluo, cioè che si può togliere, gli altri due non si possono togliere. Però non sempre è così, come abbiamo visto in altri esempi. No, per diventarci, no? Ma è viva l'altro. No, è viva l'altro. Allora, facciamo confusione con tutti questi esercizi, vediamo questo. Allora, cambiamo un po' argomento, vediamo una potenza tripla che l'abbiamo vista durante la teoria, però mi pare che l'ultima volta non l'abbiamo vista. Quindi allora esercizio, questo è l'esercizio 1 4 5 2006. Determinare il resto della
posizione per 39 del numero 7 alla 5 alla 40. Allora, 39 non è primo, quindi non possiamo applicare direttamente il teorema cinese dei resti. Non è primo. Però è prodotto di due primi distinti. È uguale a 13 per 3. Allora adesso quindi noi cerchiamo il numero R, quindi il numero X, con X compreso fra 0 e 39 e 38, tale che X è congruente a 7 alla 5 alla 40 modulo 39. Allora questo è equivalente a dire che x è congruente a 7 alla 5 alla 40 modulo 3 e x è congruente a 7 alla 5 alla 40 modulo 13. Allora vedete, in questo caso, questo passaggio lo possiamo fare sempre, anche se il numero non è prodotto di primi distinti, cioè lo si scompone, diciamo, in potenze di primi, in modo che non ci siano fattori comuni, e viene fuori il sistema. Però il fatto che sia prodotto di primi distinti adesso entra nel fatto che adesso a questo punto, per queste due singole equazioni, possiamo usare il teorema di Fermat, perché questi sono due numeri primi. Allora adesso riduciamo separatamente 7 alla 5 alla 40 modulo 3 e modulo 13. Allora modulo 3, 7 alla 5 alla 40, questo è congruente, allora 7 è congruente a 1 modulo 3, quindi a 1 alla 5 alla 40, e questo è sempre 1. Ok, quindi qui ci possiamo mettere 1. Modulo 13. Allora, 7 alla 5 alla 40. Allora adesso si deve ridurre, sapete che se K è congruente a R modulo P meno 1, che in questo caso è 12, allora A alla K è congruente a A alla R modulo P, cioè 13. Quindi dobbiamo ridurre l'esponente 5 alla 40 modulo 12. Ridurre 5 alla 40
Modulo 12. Allora, qui le strade sono diverse, vediamo un po' come fa. Allora, qui una possibilità. Una possibilità sta nel fatto che si calcolano le potenze esplicitamente. In questo caso si osserva che 5 al quadrato, quindi è 25, è congruente a 1 modulo 12. Quindi 5 alla 40 è uguale a 5 al quadrato alla 20, questo è sempre congruente a 1, sarebbe 1 alla 20 uguale a 1 modulo 12. D'accordo, quindi questo è un ragionamento generale in realtà che usiamo continuamente, cioè quando è lo stesso ragionamento del corollario del teorema di Fermat, quando noi troviamo una potenza che fa 1, allora si può ridurre l'esponente modulo questa potenza. Magari dopo vi scrivo il ragionamento generale. Allora in questo caso abbiamo, adesso stupidamente ho cancellato, abbiamo che il nostro x è congruente a 1 modulo 3, era qui, e poi invece abbiamo allora 7 alla 5 alla 40 è congruente a 7 alla 1 modulo 13. D'accordo? D'accordo, perché 5 alla 40 è congruente a 1 modulo 12. Quindi abbiamo qui che x è congruente a 7 modulo 13. E allora a questo punto siamo nelle condizioni del teorema cinese di Lenz. In questo caso la soluzione è particolarmente semplice perché 7, anche 7 è congruente a 1 modulo 3, quindi senza fare tanti ragionamenti abbiamo x congruente a 7 modulo 3, x congruente a 7 modulo 13 e quindi abbiamo x congruente a 7 modulo 39. Altrimenti diciamo, se non è così semplice, uno usa il solito modo del il solito procedimento per il teorema cinese dei resti. Quindi il resto è 7. In generale, questo diciamo, è l'argomento che si usa sempre nel teorema di Fermat, nel teorema di corollario al teorema di Wilson, è un passaggio che si usa continuamente. Allora, in generale, se A alla certo esponente, diciamo, alla B segnato è congruente a 1 modulo n, quindi supponiamo che noi sappiamo questo,
Allora, adesso se abbiamo un qualsiasi esponente, allora se K è congruente a R modulo bisegnato, allora abbiamo che A alla K è congruente a A alla R modulo N. Naturalmente non c'è bisogno che voi vi impariate a memoria questa formula, è soltanto, diciamo, un suggerimento per come si può usare in maniera economica, come si può calcolare in maniera economica una potenza. Allora, perché questo? Perché infatti, quindi allora, se abbiamo una potenza bisegnato che fa 1, tale che A la bisegnato fa 1, allora gli esponenti si possono ridurre modulo bisegnato, in sostanza, dice così. Quindi infatti abbiamo che K è uguale a bisegnato per Q più R, e quindi A alla K è uguale A alla bisegnato per Q più R, quindi questo è uguale a A alla bisegnato per Q per A alla R, questo è uguale a A alla bisegnato alla Q per A alla R. Vedete, questi sono i passaggi che abbiamo sempre fatto. Allora, A alla bisegnato sappiamo che è congruente a 1, quindi questo è congruente a 1 alla Q per A alla R, cioè A alla R modulo N. Quindi in pratica, una volta che voi avete trovato il bisegnato, che è il minimo, diciamo, la minima potenza che vi rende, che fa 1, ricordate che nella teoria questo bisegnato l'abbiamo chiamato l'ordine, è la minima potenza tale che A elevato a questa potenza fa 1, allora siete già, una volta che voi l'avete trovata, siete in buon vantaggio per calcolare qualsiasi potenza. Ok. Allora, nella stessa, facciamo un'ultima tripla potenza, abbiamo esercizio 3, quindi ottobre. Per l'8/9/2006. Allora, determinare il resto della divisione per 15 del numero 1234 al 1234 più 5678 alla 5678. Chiamiamolo questo numero A. Allora il ragionamento è sempre lo stesso, abbiamo che quindi x congruente ad A modulo 15 si spetta come x congruente ad A modulo 3 e x congruente ad A modulo 5. Allora, facciamo modulo 3. Modulo 3, allora 1234 alla 1234
Allora, prima dobbiamo ridurre la base. Sapete che modulo 3 si deve semplicemente, si guarda la somma delle cifre decimali. Quindi questo è 3, 1 più 2 è 3, più 3, più 4, quindi rimane 1. Quindi è congruente a 1 alla 1234. Quando voi fate la somma, invece che ogni volta che trovate un 3 o un multiplo di 3 lo eliminate, quindi 1 più 2 fa 3 e 0, 3 ancora 0 rimane 4, che è congruente a 1. Quindi questo è congruente a 1. 5678 alla 5678. Allora 6 fa 0, quindi abbiamo 5 più 7 è 12, ancora 0, e quindi abbiamo 8. Quindi questo è congruente a meno 1 alla 5678, e quindi siccome questo è pari, perché sarebbe 8 che è congruente a 2, no? Allora 5 e 7 12 è 0, 6 0 rimane 8 che è congruente a 2, che allora è conveniente vederlo come meno 1, perché la potenza di meno 1 è facile da calcolare, l'esponente è pari, quindi è congruente a 1. Quindi siccome abbiamo la somma, abbiamo che A è congruente a 1 più 1 uguale a 2 modulo 3. Quindi qua ci possiamo mettere 2. Modulo 5. Allora 1234 alla 1234. Allora ricordate che modulo 5 conta soltanto l'ultima cifra decimale, e quindi questo è congruente a 4, che a sua volta è congruente a meno 1, quindi questo è congruente a meno 1 alla 1234, cioè 1. 5678 alla 5678, allora questo è congruente a 8, cioè a 3 alla 5678, sempre modulo 5, d'accordo? Allora adesso dobbiamo ridurre l'esponente, adesso facciamo, dobbiamo ridurre l'esponente 5678 modulo 4, che sarebbe pi meno 1. Allora qua si devono guardare le ultime due cifre, quindi 5678 è congruente a 78, che quindi è 80 meno 2, quindi è congruente a 2 modulo 4, e quindi questo è congruente a 3 al quadrato, cioè 9, cioè meno 1 oppure 4 modulo 5. Bello. 4 modulo 5 oppure meno 1, potete vedere. Quindi allora vedete che A è congruente a, allora, 1 meno 1, cioè 0 modulo 5. Quindi qui ci possiamo mettere 0. Thank you.
Va bene. Allora, adesso dobbiamo risolvere come al solito questo col teorema cinese dei resti. È facile, bisogna guardare tra i multipli di 5, quelli congruenti a 0 modulo 5 sono i multipli di 5, quelli che sono congruenti a 2 modulo 3. Allora vedete che ad esempio 10, allora vediamo un ennesimo, sui reticoli. Allora ce n'è uno con nei fogli sugli esercizi, ce n'è uno con un errore di stampa. Allora, esercizio 4, foglio 6, parte prima. Vediamo, L uguale a 1, 2, 3, 4, 9. Allora scrivo come è scritto, però è un errore di stampa. 14, 20, 90, 170. Allora reticolo, ecco, scrivo così il reticolo e poi le altre proprietà, cosa chiede? Distributivo, complemento unico, decomposizione unica. Quindi allora facciamo la stessa domanda togliendo il 14, cioè il primo uguale a 1, 2, 3, 4, 9, 10, 20, 90, 180. Allora così l'abbiamo già. Thank you.
Allora, questo è un reticolo. Perché come si vede l'inf e il sup esistono sempre per ogni coppia di elementi. È un reticolo. Allora, vediamo il complemento. Allora, cominciamo dal 2. Allora, se ci fosse il complemento di 2, dovrebbe essere un elemento prima di tutto, tale che, quindi, questo elemento A dovrebbe essere tale che l'inf fra 2 e A è uguale a 1. Allora, le possibilità sono A uguale a 3, anche A uguale a 9, e non ce ne sono altri, e tutti gli altri sono maggiori o uguali di 2. E quindi però vedete che sup fra 2 e A dovrebbe essere anche uguale a 180, però il sup fra 2 e 3 non è 180, è uguale a 90, e anche il sup fra 2 e 9. Quindi il complemento di 2 non esiste. Allora, e quindi non è a complemento unico, quindi non è complementato. Vediamo un po' la questione della distributività. Allora, dovremmo cercare di riconoscere dentro, per vedere se è distributivo o no, dovremmo cercare di riconoscere dentro al nostro reticolo una forma simile a quella dei due che conosciamo, e in tal caso vedere se è veramente un sottoreticolo, e da lì, diciamo, ispirarci per rispondere. Allora, qua ad esempio, se noi prendiamo il reticolo 1, 2, tre, nove, 90, allora vedete che questo è un sottoreticolo. Questo lo chiamo M. Vedete che il sup fra 2 e 3 è uguale a 90, che appartiene a M. L'inf fra 2 e 3 è uguale a 1, che appartiene a M. È la stessa cosa per quanto riguarda 2 e 9. Lo stesso per 2 e 9. Quindi questo è un sottoreticolo. Vedete che è uno dei due dei casi in cui che non è distributivo. Quindi allora questo ci dice che M non è distributivo. Allora, se volessimo trovare esplicitamente un esempio di non distributività,
sappiamo che dobbiamo provare con questi elementi senza doverlo ricordare a memoria. Sappiamo che se facciamo adesso, non mi ricordo bene com'è la cosa, ma voi ve la ricordate? 3, facciamo 3 o 2 e 9, questo è 3 o 90, cioè 90, 3 o 2 e 3 o 9, questo è 2 e 9 e 3 è lì, quindi 3 o 1 è uguale a 3, invece 3 o 2 e 3 o 9, allora 3 o 2 è uguale a 90 e 3 o 9 è uguale a 9 e quindi questo è uguale a 9. Allora, decomposizione. Allora, sappiamo che quando non c'è la distributività c'è la possibilità che ci siano degli elementi che non hanno un'unica decomposizione. Allora, tanto vale andarli a cercare nel reticolo in questione. Ad esempio, se prendiamo 90 è uguale a 10 o 9. Questi 10 e 9 sono elementi irriducibili. E quindi questa è una decomposizione in irriducibili irridondante. Però possiamo scrivere anche 90 come 2 o 9. D'accordo? Ancora questa, anche questa è una decomposizione diversa. Quindi vedete che ci sono degli elementi che non hanno un'unica decomposizione. Allora, vediamo un po'. L'esercizio è un po' più difficile dei soliti. In realtà sarebbe una parte della teoria. Quindi esercizio 6, foglio 5. Allora, supponiamo che L con le due operazioni sia un reticolo e definiamo la relazione su L, la chiamiamo minore uguale A minore uguale di B, quindi se e solo se c'è scritto A o B è uguale a B. Allora,
si chiederebbe di vedere che questa è una relazione d'ordine in cui esistono l'inf e il sup, che sono proprio A e B e A1. Quindi verificare che A è minore o uguale di B se e solo se. Allora, si può anche definire nell'altro modo, no? Cioè, invece che diciamo A unito B uguale a B, si può anche dire A intersecato B uguale ad A, cioè A e B uguale ad A. La seconda è dimostrare che meno uguale è una relazione d'ordine. Quindi stiamo più nel campo delle relazioni d'ordine. Poi ci sarebbe un terzo punto che dice, che vi risparmierò, che dice dimostrare che nella relazione minore uguale, allora l'inf di AB è uguale a AB e sup di AB è uguale a AOB. Allora A dobbiamo dimostrare che per esempio dimostriamo l'ipotesi è che A o B è uguale a B, la tesi è che A e B è uguale ad A, d'accordo? Quindi in questo modo abbiamo dimostrato la prima freccia dell'equivalente. Allora, A e B, d'accordo, questo è quello che dobbiamo analizzare. Come al solito bisogna cercare di usare l'ipotesi, quindi qui ce l'abbiamo scritto che B è uguale a A e A o B, e questo è uguale ad A per l'assorbimento. Ricordiamoci che stiamo in un reticolo, quindi ricordate ci sono quei quattro assiomi, tra cui c'è l'assorbimento. Vabbè, allo stesso modo si dimostra che se A e B è uguale ad A, allora A o B è uguale a B. Allora vediamo il punto B, così ci serve un po' come ripasso a quelli che devono sostenere l'appello. Quindi una relazione d'ordine è una relazione che è riflessiva, dobbiamo dimostrare la riflessività, antisimmetria e transitività. Allora, la riflessività, allora ripeto, qui si tratta di dimostrare che A è minore o uguale di A per ogni A in L. Allora, lo ripeto, ho già detto quando ho parlato di questo argomento nella prima parte del corso, è una cosa evidente, però mi tocca sempre ripeterla quando poi ci sono gli esami e così via. Se voi scrivete così, ecco, non è che avete dimostrato che la relazione è riflessiva. Questo è, diciamo, è l'asserzione che la relazione è riflessiva, poi bisogna dimostrarlo, no? Perché c'è gente che scrive, no? Cioè scrive riflessività, scrive quindi la definizione di riflessività, poi però, oppure delle altre proprietà, poi però non è che la verifica, no? E dice, come il professore l'ha dimostrato, e non è così, cioè uno per ogni asserzione va dimostrata, a meno che non sia talmente banale che non c'è bisogno.
sapete che non è che io mi formalizzo troppo, quando una cosa effettivamente è troppo è banale, non è che vi pretendo la spiegazione, anche se mi rendo conto che forse lo dovrei fare. Allora questo cosa vuole dire? Vuole dire, applicando la definizione, A o A uguale ad A per ogni A in L. Allora vedete, questa è una delle due idempotenze, no? Quindi questa è l'idempotenza, quindi vero per idempotenza. Allora, questo è un corso di matematica, e quindi allora nella matematica, contrariamente a quello che si pensa, noi non siamo persone molto formali, cioè così come nell'ingegneria, nella matematica la cosa importante è il risultato, e non ci formalizziamo troppo su come viene scritto. Però ecco, ci sono alcuni corsi successivi che voi farete, che sono corsi di informatica orientati sulla logica, che servono per imparare la logica dei programmi, in cui invece non è quello il punto di vista, cioè magari c'è una cosa che è perfettamente banale, che però va scritta con tutte le virgole, con tutti i per ogni, con tutti gli esempi, con tutte le implicazioni giuste, altrimenti, diciamo, dal punto di vista di quel corso la cosa non va bene. Ecco, quindi sono due punti di vista, per cui a volte, diciamo, il professore del corso mi dice: ah, ma guarda che poi gli studenti vengono al secondo anno che non riescono, non scrivono, diciamo, per bene un enunciato, eccetera. Quindi tenete conto che, insomma, le due cose sono un po' diverse. Un conto, se voi spiegate a me il perché di una cosa, potete anche omettere delle virgole, dei per ogni, eccetera eccetera. Se lo spiegate a un calcolatore, invece, visto che non ha quell'elasticità mentale, bisogna che gli specifichiate tutto. Più di quello non posso dire. Allora, la antisimmetria, quindi vuol dire che se A è minore o uguale di B e B è minore o uguale di A, allora A è uguale a B. Allora, quindi A minore o uguale di B vuol dire A o B uguale a B. B minore o uguale di A vuol dire B o A uguale ad A, d'accordo? Quindi allora per la commutatività abbiamo che A uguale a A o B uguale a B o A per la commutatività, e quindi questo è uguale a B. No, ecco, avrei dovuto scrivere così: A uguale a B o A. Transitività. Quindi se A è minore o uguale di B e B è minore o uguale di C, allora A è minore o uguale di C. Allora questo vuole dire, questo significa, quindi se A o B è uguale a B e B o C è uguale a C, allora A o C è uguale a C. Come al solito, prendo quello, la cosa che devo guardare, che è A o C, cerco di usare l'ipotesi. Allora qui C ce l'ho scritto in un altro modo qua, quindi questo è A o B o C. Ok, allora adesso uso l'associatività, vedete qui abbiamo la stessa operazione qua, uso l'associatività, quindi questo è A o B o C. Allora A o B è uguale a B, quindi allora scrivo queste due, le uguaglianze le denoto questa 2 e questa 1. Allora qui ho usato la
2. Qua uso la associatività. Qua adesso uso la 1 che dice che A o B è uguale a B, quindi B o C, e ancora uso la 2 è uguale a C, quindi A o C è uguale a C. A o C. Ok, quindi allora il terzo punto è leggermente è della stessa ordine di difficoltà, però ve lo risparmio. Ricordo però che cos'è l'infa e il su. L'infa ad esempio è il massimo dei minorati. Quindi voi dovete, per dimostrare che qualcosa è un inf di due elementi, l'inf di A e B, dovete, supponiamo che questo elemento sia C, dovete dimostrare che C è un minorante, cioè che è minore uguale di A e che è minore uguale di B. E poi che è un massimo, cioè che ogni altro elemento con questa proprietà è meno uguale a questo C. Va bene ragazzi, allora ci vediamo giovedì. Grazie per l'attenzione.